che dolore di pancia, ragazzi. Oggi ho mangiato tanto, ho mangiato le reginette con la salsiccia e il funghio, poi ho mangiato il secondo, mi sento la pancia troppo piena. Ci vorrebbe qualcosa per farmi digerire. Bene, ora che mi viene in mente, una volta quando ero piccolo, la mia nonna mi chiamava e mi diceva vieni, vieni, ci aveva la pancia, ai, ai, ai. Bene, io ho l'antidoto, diciamo, segreto, un antidoto che non sbaglia mai, se volete digerire velocemente abbiamo acqua naturale, scorza di limone, qui dentro, foglie di alloro, 2-3 foglioline di alloro, e dopo non dovete fare altro, non dovete fare altro che prendere un pentolino, mettere dell'acqua e metterla sopra diciamo il fornello e portarlo in ebollizione. Ci vediamo fra poco. Digestivo naturale al 100%. Guardate dopo pochi minuti come l'acqua sta diventando gialla e i profumi si stanno espandendo insieme alle foglie d'alloro col limone, un profumo eccezionale. L'acqua con la giaura, cioè a dire in siciliano l'acqua con l'alloro e il limone, scorza di limone. Volendo si può aggiungere finito nel bicchiere qualche cucchiaino di zucchero se volete, ma io lo gradisco così naturale, dolce lo stesso. Ecco, sono passati pochi minuti, ecco, deve rimanere così a bollire un pochino che diciamo l'acqua assorbe tutti gli estratti dell'alloro e del limone. Ecco come l'acqua va diventando gialla, diciamo il profumo già si sente. L'acqua con la giaura, questa viene chiamata in siciliano acqua con l'alloro e scorza di limone. Ecco, vedete come l'acqua va diventando gialla con le foglie dell'alloro. Fra poco, fra le bolle, fra ancora 2-3 minuti lo scendiamo. Eccoci qua. Adesso andiamo a spegnere l'acqua con la giaura, che sarebbe in siciliano l'acqua con l'alloro. È pronta. Vedete come l'acqua è diventata gialla? Un profumo eccezionale, ragazzi. Il profumo della scorza del limone con le foglie dell'alloro, guardate come naturalmente l'acqua è diventata gialla. Se volete potete aggiungere un cucchiaino di zucchero. Io la preferisco così perché diciamo è più naturale. Adesso la faccio un pochettino raffreddare e ci vediamo dopo. Eccola qua, la tisana miracolosa, la bevanda dei miei nonni, degli avi, dei miei avi. Questa qua è miracolosa. Quando vi sentite con lo stomaco pieno e magari, che ne so, avete dormito, riposino, avete dormito dopo mangiare, vi è rimasto tutto nello stomaco, fatevi questa bevanda. Se volete aggiungeteci anche un po' di zucchero per renderla più dolce e digerite al 100%. Anche un bel gusto. Ciao, provatela e poi mi commenterete. Commentate e scrivetevi su YouTube. Vedete, questa bevanda è miracolosa. L'acqua con la giaura, la chiamiamo noi in Sicilia. Acqua, alloro, foglie di alloro, scorza di limone e basta. Fatela bollire. Lui butta tutti gli estratti naturali, delle cose naturali e digerite al 100%. Ciao, alla prossima.